Sono Alessia Trosto, sono nata a Pordenone in Friuli, vivo ad Ancona da 2 anni e faccio salti in alto. Dal 2012 ho iniziato a fare l'atletica da professionista e ho saltato 2 metri nel 2013. Mi piacerebbe dire che è stata la prima volta, ma è stata anche l'unica. Quello che mi ha coinvolto e che mi coinvolge ogni volta quando entro in uno stadio è il colore della pista, il colore degli spalti, l'erba. Per me l'atletica è qualcosa che viene da dentro, la mia forma di espressione e mi piace, è un bel dipinto, ecco. Per me l'aspetto affascinante del salto in alto è stare in pedana, essere concentrata, avere solamente una cosa a cui pensare, avere dei punti di riferimento tecnici, puntare tutta la mia attenzione su quelli, sentire l'atmosfera dello stadio, sentire il pubblico. È bello perché hai dietro le spalle una forza di persona, una forza umana che ti sta spingendo a saltare quell'asta e quell'asta sei tu. Quando ero piccola il fatto di essere particolarmente alta mi ha messo molte volte in difficoltà. Mi ricordo di essere stata spesso in imbarazzo, soprattutto quando si facevano le foto. Le foto di classe erano tremende. Nel corso del tempo l'atletica mi ha aiutato a dare una giustificazione a 190 centimetri che non sapevo dove mettere, perché sono veramente scomodi da portare in giro tutti i giorni, però per il salto in alto sono stati utili e l'atletica mi ha aiutato a capire dove stanno le mie braccia, dove stanno le mie gambe. Adesso non posso dire di essere totalmente a mio agio col mio corpo, ancora a volte mi ci sento scomoda, però insomma ha trovato una giustificazione e questo me lo fa vivere molto più serenamente. Io, a dire la verità, non sono molto brava con i social network, sono molto, molto analogica e a volte mi spaventano perché sono uno strumento veramente potente. Tutti siamo assolutamente liberi di esprimerci attraverso i nostri social, ma anche di commentare e esprimere le nostre idee, i nostri giudizi su quello che gli altri dicono. Forse si parla troppo e forse dovremmo tornare indietro e trovarci in una stanza e condividere le idee che abbiamo, anche se sono limitate. È un po' vecchio, però secondo me è un po' più vero. Cerco di eliminare tutto quello che può essere scaramantico, cioè tutti i riti, però forse è proprio quello essere scaramantico. Ho appena saltato 1,94, malissimo, un salto terrificante, ho avuto una botta di culo incredibile, non so se si può dire. E ho messo l'asticella a 2 metri. 2 metri non sapevo cosa volessero dire, erano veramente alti, però ero assolutamente incosciente. E intorno c'era un sacco di gente, stavamo in Repubblica Ceca, c'era un'atmosfera incredibile, c'era Kesha che cantava e io continuavo a cantare, sentivo un'energia fortissima da tutte le parti. Veniva dai piedi, dalle braccia, dappertutto, mi sentivo assolutamente forte ed ero sicura che avrei saltato quei 2 metri. E niente, parto e i primi passi sono stati lentissimi e poi sinceramente non lo so cosa è successo, però mi sono trovata sul saccone, ho guardato l'asta e l'asta stava su, vibrava, mi sono fiondata fuori dal saccone, l'ho riguardata e ho detto porca miseria. E niente, ho dato il 5 al mio allenatore, ho dato il 5 a Dick Fosbury che in quel momento stava lì. Dick Fosbury è quello che ha inventato lo stile di salto che si usa oggi. E boh, è stato wow. A teď už je 2 metrová. Alessia Trostová dokázala překonat rovné 2 metry.